Buongiorno, sono Roberto Vardanega, sono amministratore delegato della Cotto San Michele. La Cotto San Michele è una fornace sita qua a San Michele al Fiume, nel comune di Mondavio. San Michele è una realtà che nasce già nel 1905, data in cui è stato costruito il primo forno Hoffmann, che poi vedremo. La San Michele si interessa soprattutto e esclusivamente di coperture in laterizio. Il laterizio è terracotta, quindi noi facciamo tegole e coppi in terracotta. Qua in questa prima fase della lavorazione del laterizio siamo nel deposito dell'argilla. Come vediamo qua abbiamo diversi tipi di argille depositate in questo deposito e queste ci servono per creare una miscela ottimale di argille per avere il prodotto che noi vogliamo trafilare. Qua intorno a noi ci sono tutte le varie tipologie dell'argilla. L'argilla base è qui di San Michele, che è quella grigia che voi vedete e che tutti conoscete. L'argilla viene presa con pale meccaniche e introdotta in queste macchine alle mie spalle, che sono dei cassoni alimentatori. Sotto questi cassoni scorre un nastro trasportatore che raccoglie l'argilla che viene estratta da questi cassoni, viene pesata e miscelata con le varie macchine che vediamo qua alla mia destra. L'argilla viene sminuzzata, miscelata, laminata e poi, sempre tramite nastri trasportatori, avviata dentro questa costruzione, che è un silo dove l'argilla viene messa a dimora e a maturazione. Siamo già nella seconda fase di lavorazione, ovvero la fase di trafilatura. Qui all'interno del silos, dove l'argilla è stata posta a maturazione, abbiamo una macchina che si chiama escavatore, che provvede a prelevare l'argilla e, sempre tramite nastri trasportatori, avviata una serie di macchine che portano l'argilla alla giusta plasticità per poter essere in un secondo tempo trafilata, fase che vedremo in un momento successivo. Eccoci, siamo sempre nella fase di trafilatura. La nostra materia prima, l'argilla, va finalmente in un mescolatore, dove viene aggiunta eventualmente dell'acqua per portare la miscela a circa il 25% di umidità. Sempre attraverso dei nastri trasportatori l'argilla viene immessa nella mattoniera. La mattoniera è formata di due macchine, di due corpi. Il primo si chiama impastatore alimentatore e la seconda è l'estrusore, spinto a pressione attraverso uno stampo detto filiera. È la stessa identica procedura che si usa per fare la pasta, gli spaghetti, eccetera. Quindi non c'è niente di diverso, cambia solo la materia prima. A questo punto noi abbiamo dato la forma del pezzo che noi vogliamo, ovvero in questo caso il coppo. Il filone corre e passa attraverso una macchina detta taglierina, la quale taglia il pezzo alla misura e nelle forme che noi vogliamo. A questo punto il pezzo è finito e può essere immesso nell'essiccatoio. Vengono posizionati su dei pianali in ferro, i quali, caricati in un carrello, vengono immessi in un grande stanzone, appunto detto essiccatoio, a una temperatura circa di 35-40 gradi. Per uscire completamente secco, troviamo nella fase di nella sala di comando di essiccazione e cottura. Potete vedere i due monitor, dove il personale può controllare in ogni momento ogni fase del ciclo di essiccazione e del ciclo di cottura. Qui alla vostra destra è evidenziato l'essiccazione. L'essiccazione dura mediamente dalle 18 alle 24 ore, quindi dal momento in cui il materiale entra verde passano circa 24 ore, massimo 24 ore dal momento in cui esce. A questo punto il materiale viene caricato nei carri del forno e introdotti nel forno. Il grafico di cottura del forno, vediamo che la temperatura d'ingresso dei carri, siamo circa a 120-140 gradi, e mentre il materiale avanza all'interno del forno arriviamo fino a 1020 circa gradi. È la temperatura massima in cui noi, con questo tipo di materiale, portiamo a cottura il prodotto. Qua vedete la curva che fa un
veloce sbalzo in discesa, è il momento di raffreddamento. Tutto il volume d'aria derivato dal raffreddamento del materiale viene convogliata nell'essiccatoio e viene utilizzato per essiccare il materiale. Quindi tutto il calore che viene immesso nel forno viene in parte viene utilizzato per la cottura e in piccola parte viene utilizzato per l'essiccazione. Ed eccoci qui, dopo circa dalle 30 alle 35 ore di ciclo di cottura, siamo finalmente giunti alla fase finale della lavorazione della fornace, ovvero abbiamo il prodotto cotto. Qui viene parcheggiato nell'attesa di essere imballato. Quindi la fase successiva sarà quella della scelta e dell'imballo, nella quale il materiale viene scelto se eventualmente ci dovessero essere dei pezzi difettati all'interno e imballati in appositi pallet a perdere in legno e con un cappuccio con prodotto in nylon ed è pronto per essere spedito. Qui siamo di fronte al vecchio forno. Questo forno è stato costruito nel 1905. Quindi ha più di 100 anni, San Michele ha una tradizione ultracentenaria. Questo è un forno Hoffmann, dal nome dell'ingegnere che l'ha progettato. Il forno Hoffmann entra prepotentemente nel mondo dei laterizi a metà degli anni 800, o dopo la metà degli anni 800, e rivoluzionerà completamente il mondo dei laterizi, portando la fase di cottura proprio nell'era industriale, mentre prima veniva fatto tutto a mano. Questo forno veniva alimentato inizialmente a carbone, anche a legno nei tempi magari della guerra, quando non c'era il prezioso carbone. Poi dopo la guerra si è cominciato ad usare l'olio combustibile denso, che è il residuo della lavorazione del petrolio. E poi nell'ultima fase è stato utilizzato il gas metano, come adesso lo utilizziamo nei moderni forni.